Mentre lì si preparano dietro, io volevo fare una cosa, un omaggio ai bambini. Voglio fare un omaggio ai bambini. Bambini, siete contenti? Voglio raccontarvi una bella fiaba, una fiaba carina. La volete sentire una bella fiaba? Ma come no? No, sì. La volete sentire una bella fiaba? La volete sentire una bella fiaba? Sì! No, Raffaele. Che stai facendo? Alto! Ma non puoi fare queste cose solo tu! Insieme! No, no, insieme dai, guarda qua come sto! Io sto tutto bello ordinato, tu! Io sto bello ordinato! Ma cosa? Ma sembra uno zingaro, per favore! Ma io sto bello ordinato! E poi voglio fare una cosa per i bambini! Bambini! Volete Raffaele che racconta la cosa, la storia con voi? No! Non ho capito! No! Ha detto no! Sì! Sì! Ma come sì, dai, io mi ero preparato tutta una cosa seria, caruccia. Va bene. Allora, oggi vi racconterò una storia bellissima, la storia della piccola fiammiferaia. Che bella storia! Ma perché piangi non va? Vabbè. È così carina la storia della piccola fiammiferaia. Oh, senti, hai detto che mi vuoi aiutare, però la storia la racconto io, quindi tu mi devi fare da supporto, ok? Oh. In un piccolo paese di montagna era Natale. E negli altri era Pasqua. Mamma mia, ma si dice per dire, per fare la... mamma. Era Natale dappertutto. E la gente era felice. Era felice, non deficiente. Tutti erano felici, tranne una piccola bambina. E che ce ne frega? La piccola bambina sei tu. Ah, io l'ho preparato. Vai, vai. Mi scusate, io vi ripeto, volevo raccontarvi questa storia tranquilla, farvi ridere, farvi scherzare, ma Raffaele si è messo in mezzo. Sicuri che la volete con Raffaele? No! Come no? Sì! 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 Di due, pure quello elettronico! La povera bambina che non era un tenore! Fiammiferi! Fiammiferi freschi! 3 a prezzo di 2, pure quella elettronica! Era orfana. La madre era morta di gotta durante il parto. Il padre il giorno dopo sotto lo schiacciasassi. Ma che fortuna, mamma mia! La piccina viveva con la nonnina. Nonnina! Nonnina! Giochiamo, dai, nonnina! Nonnina, già giochiamo! Che era completamente paralizzata. Nonnina, vengo io da te, non ti preoccupare, gioco io con te. La bambina non aveva sempre venduto fiammiferi. Per arrotondare raccoglieva i fiori e li vendeva al cimitero. E ti pareva! Fiori! Fiori freschi! 3 a prezzo di 2! E i primi 5 regalo pure un fiammifero! La bambina, che non era un agricoltore, raccoglieva fiori e li vendeva. Fiori! Fiori freschi! 3 a prezzo di 2! E i primi 5 un fiammifero! La bimba aveva un leggero difetto. Era leggermente strabica. Pure? Sì. Un giorno? Un brutto giorno. Ah, perché gli altri erano belli? Si dice per dire. Mentre giocava con le formiche. Formichine! Ehi, alto! Ma lo sai che odio gli insetti, però? Un ramo biforcuto le si conficcò negli occhi e la rese totalmente cieca. Sì! Magari anche un tronco si... No, è per bambini! È per bambini, Raffaele, mo te l'ho detto! Oh, mamma mia! Da quel giorno si rimise a vendere fiammiferi e vendendo fiammiferi guadagnava fino a 3 milioni al giorno. Fiammiferi, ciliegie, amuchina, hashish, marijuana! Era sempre una bambina. Hashish piccolina! L'inverno era freddo. Più freddo. Freddissimo. Come più freddo non era mai stato. Ma dovevi lanciarla a lei, non mi... Alla bimba venne un lieve cenno di raffreddore. Ciao! Un lieve cenno.
E giù! Più lieve. E giù! Ancora più lieve. E giù! Meglio. E con esso un lieve scivolo di catarro. Ho detto lieve. Ho detto lieve. Più lieve. Ancora più lieve. Ora sì, perfetto. Rifammi il raffreddore. Accio. Lieve. Accio. Il catarro lieve. Perfetto. Sembra un chihuahua. Per attirare più clienti. Vuoi venire a vedere la mia collezione di fiammiferi? Non si era messa a fare a battere, ma si era comprata un'ocarina. Oca carina! Oca carina! Oca carina! Ma no, 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 un'oca carina! No, un'oca carina! Un'ocarina! L'ocarina è uno strumento a fiato! Uno strumento a fiato che fa firulì firulà. Fammi sentire. Firulì firulà! Più firulì firulà. Firulì firulà! Ma le corde vocali le lasciate a rete. Firulì firulà! Oh, adesso sì. La piccola suonava e vendeva. Friuli friuli, fiammiferi! Vendere suonava. Fiammiferi, friuli friuli! Suonava e vendeva. Friuli friuli! Vendere suonava. Oh! Anche mi pigliato con un'orchestra! O suono o vendo! O vendo o suono! Ah! Oh, mi hai fatto una pelle d'oca, guarda qua, va! Anzi, la pelle d'oca carina! Un giorno, un signore le si avvicinò e le chiese: come ti chiami, bella bambina? Ugo! Ma mai che abbia detto bambina, i bambini... E c'ho i peli! Giusto, giusto. Il signore turbato si mise in disparte. La bimba aveva freddo e dalle sue mani intrizzite cadde l'ocarina. Boh! Ma è l'ocarina? Boh! Ocarina! Boh! Più piccolo? Ancora più piccolo? Ancora più piccolo? Perfetto. E alla bimba sfuggì un lieve cenno. Mannaggia! Ho detto lieve! Mannaggia! Ci sono i bambini! Mannaggia! Più lieve! Accidenti! Più lieve! Accidentolina! Accidentolina cosa? Mi è caduta l'occa carina! Adesso... La che? L'occa carina! L'occa carina! Dimmela bene! Ocarina! Tutto! Accidentolina mi è caduta l'occa carina! Oh, adesso sì! Occa carina! La bimba cercò di impietosire il signore. Oh, ma fatto! Oh, oh, ma questi non se ne curò e raccolse l'ocarina e se la mise in tasca. Il signore, però, indispettito dalle parole della bimba: oh, ma fatto cadere l'ocarina! Oh, una bimba! Oh, ti faccio vedere! Una bimba! Oh, ti faccio! Più bimba! Accidentolina, ti sei rubato la mia ocarina! Mise la mano nell'altra tasca. Smettila! Mise la mano nell'altra tasca e prese delle caramelle. La bimba cominciò a mangiarle. E mangiava e mangiava. Ma non erano delle semplici caramelle, bensì erano delle caramelle egiziane che contenevano del potente lassativo. E la bimba più mangiava, più stava male. Più stava male, più mangiava. Più mangiava, più stava male. Più stava male, più mangiava. Più mangiava, più stava male. Più stava male, più mangiava. Aiutami, signore! Che devo fare? Va a cagare. Applauso alla piccola fiammiferaia. La cosa è impressionante. Ma non vai!
Acciauta a bravura e mon barà a su libro tu proprio a memoria tu proprio e guarda qua allora guarda vuoi non leggo Annalisa Alberto rammecca fammi re una settimana, ma dove cazzo mi? Mannaggia miseria, chi è che studia? No, è perché sapevo che basta con c'ha miseria, mannaggi soltanto è bello direttore, ma se che mezzo fa mamma pure io femmine, io c'è fondo da meno male, ma non mi cioè, ma quando in ferie quando vai? No, io non sto mai in ferie buio c'ha miseria, mannaggi sempre che fa vedi chi se cade, ti hanno chiamato capolini, E neanche ci sono questa candina. Perché? Perché vuoi mangiare da me mo'? Ma come? Ma io non te credo. Già no, mangiare da me mo'. Io me lo voglio a candina. E poi fammi morire. Anna, Annalisa, Anna Maria, Alessandro, Antonio. Ma no, dammi tutto, tutto. Io mando tutto diretto. Appunto, allora che caspita tu le veni oggi? No, chi se ne dice che ci stanno con burdella? Ma voi venite in giro, se mi hanno pure! Adè, via, con calma! Candita! Amore! Di chi non c'entra? Candita! Candita! Diretto! C'è da la... Riminuto, perché dai che fa me legge io! Aspi, chi se sciara? No, me legge io, ci sta allora, diretto! Con calma! E te d'ora che ti un giulio messaggio c'è niente un giulio messaggio ma che sto dicendo io non c'è niente pure ma lui ma c'è niente un giulio messaggio ma tu sei bello però come faccio diretto noi si andati intelligente appunto ma tu sai qualcosa sono diventato ma te ne ho su libro no io sono su libro ho ridito su libro io è tutto ho tutto o sapi ma a me mo ma su libro fa morire no Allora aspetta, non parla solo tu. Se vi è piaciuto fatelo sentire. Grande, grande, dietro. Mamma mia, come balli bene. Gira. Dice che a volte faccio girare i coglioni. Allora. No, voglio. Allora. Voglio dire una sola cosa, la battuta finale, siccome il dottore è stata tutta preparata al momento, due minuti dopo le quinte, la battuta, questo qua era l'elenco telefonico. Il direttore non lo trovava, quindi. Noi avevamo l'elenco telefonico e quindi analisi tutti i nomi. Avete capito? Era il ritmo. Oh ragazzi, è il ritmo. Allora, velocemente. Passiamo. Allora, iniziamo dagli uomini. Sì. Ok, allora vieni. Aspettate, un grande applauso per Vincenzo! Ecco, è simpaticissimo. Domani lo troverete in cucina. Nello! Il direttivo di Roberto! Poi abbiamo... No, io non sono uomo. No, io sono musulmano, non mangio carne di maiale. Ci siamo dalla lana palasetta. Allora, nome? Nicola. Nicola! Bravo, Nicoletta! Da anni, più di anni. Ragazzi, Angelo. Si presenta da solo, dai. Nome? Angelo! Angelo! Il sei Angelo.
da Angry Andrea. Avete riconosciuto l'attore, ragazzi? Diciamo ancora, lo presentiamo a gran voce. Nicola! Bene, questo si vede bene. Allora hai capito dove fate fare l'attore. Allora, è tornata questa sera l'animatrice Antonella. Un applauso a noi e velocemente all'amico sempre di Angry Alessandro, ma soprattutto a lui, regista, coach, attore, chi ha più elementi, scotch, lo troverete a settembre su Italia 1, a Masterchef addirittura. Un grande applauso, Pietro! Grazie! Ok ragazzi, grazie, veramente allora.